moto! Amici di moto.it, ciao a tutti da Spello, guardate un po' cosa sto facendo. Sto disegnando questo foglietto colorato con Matteo Graziani, pluricampione, ha vinto 118 titoli italiani di motorelli o giù di lì, che mi sta insegnando come fare. Ne ha già fatti ancora, però vedo che non si ricorda niente, mi sta chiedendo delle domande un po' da banali, però... Vedo che... 10 anni che non corro e sono qua a correre grazie a questa persona che conoscete tutti su moto.it, Giovanni Copioli, presidente FMI, che mi ha invitato. Grazie Giovanni. Cosa ti è venuto in mente di venire qua a fare il motorelli così, pronti via? Ma perché un po' che ovviamente me lo chiedono, sai com'è. Allora, l'anno scorso ero andato solamente un paio di volte da ospite proprio, ma quando vedo questi qui che vanno in moto sto male, e quindi bisogna che quest'anno facciamo un girettino insieme io e te, un po' di trasferimento, una speciale, un pochino da turisti ovviamente, però sai quando sei lì poi ti voglio vedere dopo se non gli dai il gas. È una sarà dura con Giovanni, perché gli dico sempre che è un presidente pilota. Quanti anni hai corso al motorelli e cosa hai vinto soprattutto? Perché è un pilota che ha vinto nel motorelli, il nostro presidente. Ma poco, ho vinto pochissimo, ho vinto un rally, quanti anni non mi ricordo neanche più, ma penso 25, forse anche di più. Una volta ho vinto il rally dell'Umbria quando c'era ancora la classe promozionale, sono sempre stato tra i primi 5 della classe più o meno, e nel 2008, se non ricordo male, avevo vinto i veteran, la classe veteran, e quindi dai, insomma, però vabbè, dai, mi divertivo più che altro. Quindi alla fine abbiamo capito che mi ha invitato per legnarmi anche qua. Mi sa che ti vuole umiliare anche qua. Adesso andiamo avanti ragazzi con il roadbook e poi insieme al nostro presidente vi facciamo vedere come si monta sulla moto il roadbook di una moto da rally. A dopo. Adesso, cosa succede? Adesso dobbiamo inserire il roadbook nel porta roadbook e poi vabbè, come vedi qui hanno già lasciato la carta di supporto in modo che noi non dobbiamo andarli a scocciare qua sopra, ma tiriamo fuori questo pezzettino di carta ed è più facile dopo metterlo scosso tra questa e quella. Lo avvolgiamo tutto al contrario in modo che poi riparti dall'inizio e poi domani mattina ti diverti a andare avanti, e va. Qui avrai il trip che ti segnerà 19 km e 20, vedi? E a quel punto tu, in questo caso qui, arrivi sempre da sotto, arrivi sempre da questa direzione, qui dovrai girare a sinistra, invece qua dovrai girare a destra. E poi vi andare alla nota successiva, il contachilometri ovviamente, il trip andrà avanti e a questo punto vedrai che arriverai a questo incrocio e qui con 20 e 98 dovrai girare a destra, poi mandi ancora avanti la nota, arriverai a 21-29 e a questa rotonda dovrai girare a sinistra e vi andare. Ovviamente questo è un tratto asfaltato, come vedi da questo segno che sta a indicare che è la strada asfaltata, mentre invece quando c'è un segno unico come qui vuol dire che è fuori strada, perché qui la navigazione è molto più stretta che in Africa. E perché qui ci sono note a volte nel bosco anche ogni 20 metri, 30 metri, 40 metri, poi quando trovi in Africa le note quelle da 1 km, 5 km o 10 km o più, allora lo devi chiedere a lui perché lui è esperto sicuramente più di me, ti saprà dire che sicuramente questo tipo di navigazione qua lo aiuta anche poi in Africa. Infatti siamo qua al motorelli a Foligno, anzi a Spello per l'esattezza, e c'è il mitico Ale. Ale, cosa ci fai anche nei motorelli italiani? Vengo a divertirmi, a fare un ottimo allenamento, perché come ha detto Giovanni alla fine è un ottimo allenamento, impari io dico sempre a girare il roadbook, a capire le note, perché è fondamentale sapere cosa si sta facendo e anche un'ottima palestra per chi poi vuole andare ad affrontare l'Africa. Dai, alla fine hai avuto un bel istruttore che ti ha spiegato. Il numero uno Giovanni, però inizio a preoccuparmi Giovanni. Perché è un po' di anni che non pratico più, una volta sì, lo facevo tutti gli anni, l'ho fatto per tantissimi anni, ma adesso sono un po' arrugginito, però dai, siamo venuti qua giusto perché ci dobbiamo divertire, domani faremo un pezzo di, diciamo, quasi più della metà della gara, comunque con le due prove speciali, e quindi dai, avremo modo di toccare con mano quello che sarà la velocità che vedrai di questi campioni quando passano in speciale, perché veramente vanno veramente fuori, anche se a volte le immagini televisive non rendono, ma non è semplice navigare e allo stesso tempo andare forte, quindi il bello di questa specialità è proprio quello. Marco Falappi, cosa stanno facendo questi qua? È la presenza al briefing, quindi tu
se per essere al brief devi attesta che tu sia presente al briefing per eventuali modifiche, segnalazioni eccetera che fanno l'organizzazione. Presidente, sono tantissimi piloti. Ma guarda, un momento direi no. Il briefing è importante perché poi qui è importante sapere quelle che sono le difficoltà del percorso. Paolo Cece, se vedrai che parlerà un po' delle note, quelle un pochino più insidiose. E quindi insomma dai, massima attenzione da parte dei piloti perché come sai questa è una specialità abbastanza rischiosa per quanto riguarda i frontali, perché chi sbaglia torna indietro poi a volte, però il regolamento prevede una velocità assolutamente bassissima, massimo 30 all'ora per chi dovesse sbagliare, massima attenzione. Sicurezza al primo posto, ecco qua la postazione. Ciao, grazie. Che coordina e sovrintende a tutto. Buongiorno Antonio Sirelli. Buongiorno Andrea. Guarda che monitor che avete qua, con tutto il percorso e le moto in gara. Non mi avvicino troppo anche per la privacy dei piloti. Antonio, cosa succede qua dentro? Qua succede che seguiamo tutta la gara, seguiamo i piloti. Al momento tutti questi piloti, puntini verdi, sono in trasferimento, stanno portandosi alla partenza della speciale, che è qui. E di qui seguiamo tutto il movimento della gara. Quindi se uno taglia, se uno si perde, se uno fa... Se uno rompe, se uno si ferma, tutto. Se taglia il percorso, se sbaglia, qui vediamo tutto. Grazie Antonio. Che lavoro, Presidente, eh? Beh, dai, questo è un sistema che mano a mano, anno per anno, stiamo cercando sempre di migliorare, ovviamente, tecnologicamente importante, soprattutto appunto, come diceva Antonio, come dicevo prima, per la sicurezza dei piloti che riteniamo fondamentale. In questo modo siamo in grado di intervenire veramente con velocità nel caso in cui avessimo dei problemi. Tieni presente che poi ci sono anche oggi ben 4 medici che sono in giro con le moto e quindi sono in grado di intervenire molto velocemente, insomma. Ragazzi, entriamo nel vivo della prova di Motorelli e devo ringraziare in primis Motostore San Marino. Grazie per la moto, spero di trattartela bene. No, devi dargli del gran gas, non trattarla bene, la devi maltrattare pesantemente e vogliamo vedere un assoluto almeno. Tu fai la Dakar, ti alleni col Motorelli per la Dakar? Via, questa è una parola un po' grossa, dai. Questo è un contorno, è ovviamente un campionato nazionale di categoria del Motorelli, che ovviamente con la navigazione si continua a tenere fresca la pratica. Però. Ragazzi, loro fanno gli sbrussoni, fanno gli sbruffoni, perché arriva Alessandro Botturi che li legna tutti e due. Fanno i di più a Gazzi e Cerini, digli che tu vai un po' di più di loro. Vabbè, oh, sono gli ultimi due migliori italiani da Dakar. Ragazzi, avete capito com'è il clima qua? Vuoi proprio che vada allo sbaraglio così, Giovanni? Presidente, mi ma... Non hai paura di nessuno, non ti veniamo neanche a prendere. Sì, ciao. Andrea! C'ho paura! Buongiorno. Siamo partiti, percorso enduristico con una mulattiera a salire, questo è il Motorelli, ci saranno anche gli spazi veloci ma cominciamo veramente con una cosa impestatissima, altro tornante a salire col 250 KTM, iniezione di Motostore, mamma mia com'è stretto! Vedete, seguiamo anche la navigazione del roadbook, è veramente un lavoro pazzesco, quindi la moto intanto cerchi di capire dove andare con la strumentazione. Tra poco c'è la nota, quindi devo stare attento a non sbagliare strada, sennò... Ecco, deve essere qua. Scusa.
discesa, ho superato un concorrente veramente veloce in questo punto, sterrato a manetta con due tempi, mi hanno dato una moto ottima a livello di sospensioni, motore freschissimo, quindi sono fortunato da questo punto di vista. Però qua ragazzi c'è da dare gas, attenzione alla velocità, i sassi in discesa, peso indietro, i piedi sulle pedane, è velocissimo. Ho lasciato la mulattiera, adesso guardate che razza di percorso, a 2.20 devo lasciare la pista principale. Siamo tornati in un pezzo angustissimo, 2.38 gira di là. Aia, manata sul ramo, porca miseria. Qua c'è un altro concorrente che sono un attimo bloccato. Grazie! Proseguiamo sul veloce nella prova speciale. 4.85 a destra. Cosa? Siamo in un sentierino tortuosissimo, guardate com'è complicato anche nella navigazione ma anche nella guida al Motorelli. Spero di aver preso la strada giusta tra l'altro, perché non è affatto scontato ragazzi. Penso di sì. Mm-hmm.
Bosco, sotto Bosco, ho superato qualche pilota che mi ha dato strada molto gentilmente. Adesso vedete, guardate questa discesa nel bosco, sembra una pista di bob, incredibile. Spero che la GoPro sia ancora pulita e dritta, perché ho preso un sacco di ramate, ragazzi. La donna pulita, sette, dieci, la prossima. Bosco strettissimo, abbiamo superato il tratto al limite 50 all'ora. Sarà giusto di qua? Boh. La GoPro che esce dalla maglietta, attenzione, si sta registrando. Amici di moto.it, ciao a tutti, la GoPro è ancora con noi. Come andate? Hai visto? C'è allora, la GoPro stavolta al presidente l'ho fatto passare, ma perché così? La prossima volta non ci sarà mai più. Ciao da Palito. Bellissima. Purtroppo la GoPro ci ha detto ciao, la pulisco anche un po' durante la speciale perché avevo preso un albero, si è staccato tutto. Vabbè, vai troppo forte, vai troppo forte. Però è bella, è divertentissimo, navigare. Vi faccio vedere ragazzi, roadbook, bisogna seguire le mappe, fine speciale. Giovanni, facci vedere la levetta con cui comandi il roadbook, così spieghiamo questo, tutto. Guarda, questa qua va avanti il così. Il presidente ci mostra la levetta. E vedi che gira, guarda. Guarda. E vedi, intanto devi guidare, scannare, fare il tempo. 20 chilometri, sì. Trip. Commentiamo la prova insieme al dottore, perché nei motorelli Carlo c'è il dottore. Rivellini. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Metti a posto anche le GoPro, Carlo. Che ci segue in moto, perché anche l'altro medico, ciao. Guarda che strutture, sono motociclisti, eh! Sei un dottore che dà gas? Quanto? 300 due tempi! Ma quanto gas dai? Tanto! Bravo! Ecco, questo è il motorelli, lo spirito giusto. Molto bello, perché è enduro, però con qualche pezzo anche veloce. Bellissimo, navigazione impegnativa ma non impossibile, quindi se volete avvicinarvi al motorelli fatelo. E poi grazie Giovanni per questa avventura fantastica. Guardate l'Umbria che meraviglia! E adesso diamo la parola, come l'ha definito Carlo, al nostro presidente supremo qua della federazione. Grazie Giovanni. Ah, grazie a te, grazie per quello che stai facendo, perché così tanti potranno vedere il motorelli, che è una specialità bellissima secondo me. La navigazione è veramente quel qualcosa in più che rende molto fascinosa questa disciplina, perché effettivamente devi trovarti la strada da solo, non ci sono frecce che ti segnano il percorso, e quindi dai, si tratta tranquillamente all'inizio magari di cominciare a navigare un pochino piano piano, ma poi, come hai visto anche tu, che oggi era un po' di anni che non navigavi più, mi hai dato paghe speciali, quindi vuol dire che vai fortissimo, te la cavi benissimo e quindi sei andato veramente forte. Quindi adesso che facciamo un'altra speciale, questa volta non andare così forte, perché sennò ti perdo e dopo non ti trovo più, non trovo la strada, quindi è un macello. Il presidente scherza, ci siamo divertiti, adesso pronti per la seconda speciale. Pronto anche te Mario? Prontissimi. È bellissimo, ragazzi, fate il motorelli perché è divertente. Botu!